Io non voglio parlare del passato perché, ma del presente, di quello che significa oggi questa mostra che la Biennale ha voluto sul mio consiglio. Del Mercato ha detto una cosa molto bella prima, che gli ha dato l'impressione di una mostra gioiosa. Ecco, forse questo gioioso dipende dal fatto che noi scopriamo che l'utopia effimera è più resistente, grazie al ricordo anche, di qualsiasi struttura fatta male. E quindi questa gioia nasce da questo, la scoperta che dopo 30 anni, dove tutti avevamo, chi c'era l'ha visto e lo ricorda, chi non c'era si stupisce, beh, ci accorgiamo che l'incontro tra quella struttura di Rossi e le realtà che lo circondavano anche nel viaggio si ponevano in una situazione di strana fusione armonica, non disarmonica. Noi qui celebriamo la creatività italiana, celebriamo la fantasia italiana, la voglia disperata di riunire due parole che non si riuniscono mai, che è rischio e libertà, senza le quali la creazione non esiste. E allora, se così è, noi pensiamo che questo frutto qui sia destinato a essere meno effimero possibile, e soprattutto perché ci ha avuto questa fortuna o incoscienza nostra. Dopo essere stato fermo alla punta della dogana, abbiamo pensato che sarebbe stato il caso di muoverla con il motore fino nelle coste dalmate, fino a Dubrovnik, e le fotografie sono emozionanti alcune di noi. Io stavo nuotando a Dubrovnik quando ho visto arrivare questa roba, quindi già nuotavo poco io, ma poi veramente queste cose e questo che significava poi questo stare lì, teniamocelo ben stretto questo ricordo ci fa capire che la stupidità non prevarrà, l'ignoranza non prevarrà, verranno tempi non peggiori, dico sempre una frase di Petrolini che diceva: non andrà sempre così, diceva quello che ruzzolava per le scale, dovrà venire il pianerottolo. Io penso che siamo vicini al pianerottolo, quindi dobbiamo essere ottimisti.